Antonio Maduzzi, Tonino per tutti, i sindaci più amati a Cesena si chiamavano Tonino, Gigino e sono rimasti così. Comunque Tonino nacque a Cesena il 2 settembre del 1909. Il nonno aveva inizio ad una ditta in campo ortofrutticolo, l'anonima italiana Luigi Maduzzi Fini. A 24 anni Tonino ne divenne amministratore delegato. A questa professione, insieme con la politica, si è dedicato con grande interesse e su un opuscolo degli anni 30 sulle esportazioni ortofrutticole romagnola. Negli anni 20 lui diede il nome alla Bella di Cesena, che fino agli anni 60 è stata la varietà più diffusa di pesca in Europa. Quando si verificò in Romagna la crisi della frutticoltura, fu tra i primi a sostenere la soluzione cooperativa e portò la sua azienda nella cooperativa A occuparsi di politica cominciò giovanissimo. A 20 anni era segretario della Federazione Giovanile Repubblicana Romagnola, che era in prima fila della lotta antifascista. Uno dei primi documenti della sua attività politica è un ordine del giorno della Federazione Giovanile in preparazione del congresso del Partito Repubblicano del 1921. Esprimeva solidarietà alla direzione del partito per l'atteggiamento nei confronti del fascismo e l'affettuosa solidarietà a quegli amici che a viso aperto lottano contro la violenza fascista. L'ordine del giorno era diretto contro qualche tentennamento romagnolo nei riguardi del fascismo e trascinò il congresso nazionale sulle posizioni di Tonino. Poi venne il fascismo. Utilizzò la sua attività di esportatore per mantenere i contatti con i dirigenti repubblicani esiliati in Svizzera e a Parigi. Ma non durò molto, perché nel 1926 gli fu tolto il passaporto e gli fu attribuita una carta d'identità speciale con la stampigliatura pericoloso in linea politica che voi vedete nella seconda immagine che è su questo schermo, che prevedeva l'autorizzazione della polizia per qualsiasi uscita da Cesena. Gli anni 30 e i primi anni 40 furono per gli antifascisti un periodo di disperazione. Tonino li descriveva così: un tempo non sapeva la fare. Quel tempo durò fino al 1943, quando cadde il fascismo. Nell'agosto riprese i contatti a Cesena fra gli esponenti dei partiti antifascisti per la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale, di cui Tonino divenne presidente nell'ottobre del 1944. In quei tempi Tonino e i suoi amici romagnoli si posero un problema sull'avvenire politico dei partiti italiani e non ricostituirono subito il Partito Repubblicano. Lui lo spiegava così: alla caduta del fascismo ci riunimmo per vedere che cosa fare. Non ricostituemmo il partito, aderimmo all'Unione dei Lavoratori Italiani, in cui c'era un nucleo repubblicano che faceva capo a me, e a Roma vi aveva aderito Cino Macrelli. Non ci fu quindi la ricostituzione del partito. Il giudizio dell'Unione dei Lavoratori Italiani sui partiti prefascisti era duro, ma in qualche modo oggi si direbbe previncente. L'epoca dei partiti è superata, hanno dato cattiva prova. Non esiste oggi il bisogno di frazionare e suddividere gli uomini per ricostituire organismi pleonastici che prima o poi si azzufferebbero fra di loro per pure questioni di metodo, di dettaglio, di interesse. L'Unione dei Lavoratori Italiani si spezzò e tornarono i partiti sciolti dal fascismo. Antonio Maduzzi e i suoi amici della Federazione Giovanile rifondarono solo allora il Partito Repubblicano. Nel periodo clandestino si occupò del giornale clandestino La Voce Repubblicana e della formazione del gruppo di azione patriottica Giuseppe Mazzini. La fucilazione a Gattolino di due suoi partigiani e l'internamento in Germania di altri tre nell'agosto del 1944 fu per lui una prova durissima, lo ha detto per lungo tempo. Il 20 ottobre 1944 arrivò a Cesena il maggiore inglese Richard Harris, che aveva l'indicazione di nominarlo sindaco. Preferì mantenere l'incarico
l'incarico di presidente del Comitato di Liberazione Nazionale e indicò come sindaco Sigfrido Sozzi, come aveva concordato il Comitato. Nella sua idea, i Comitati di Liberazione Nazionale di cui era presidente avevano il compito di far incontrare i cittadini e i partiti senza cedere alle interpellanze dei faziosi, scriveva, e alla demagogia dei settari. Questa sua attesa andò delusa. Ci furono anche qui violenze ed eccidi che lo portarono più volte alle dimissioni. Divenne sindaco per la prima volta nel 1956 e lo rimase fino al 1970. Fra i primissimi atti della sua amministrazione si ricollegò al programma dell'ultimo sindaco repubblicano prefascista Enrico Franchini, che nel 1922 aveva ceduto in proprietà ai Mezzadri buona parte della tenuta comunale Capodargine. Cedette quindi ai Mezzadri un'altra cospicua parte della tenuta. Questo legarsi alla tradizione del suo partito e dagli uomini che glielo ricordavano era un gesto che lo commuoveva. Tonino si commuoveva spesso. Era legato particolarmente a Cino Macrelli, che rappresentava il legame con la politica della sua giovinezza. Lo commemorò con estrema commozione alla sua scomparsa. Sua preoccupazione fu la costruzione delle 45. Provò vivo dolore quando il tracciato divise per alcuni anni i comuni della Val del Savio da quello del Pidente. La chiamò una povera guerra fra poveri, ma il tracciato fu quello che lui voleva. La sua amministrazione concluse nel 1968 la contesa con i Benedettini per l'attribuzione della Pinacoteca Piana alla Malatestiana. Chiunque ricorda che lo ha visto impegnato in prima persona con fermezza e decisione. Vi voglio leggere un brano dell'articolo comparso sull'Espresso del 29 novembre 1968, nel pieno della crisi, a firma di Maria Lidia Serini, dal titolo Mazzini contro Pio VII. Scriveva Maria Lidia Serini, presidente di una cooperativa ortofrutticola, è un uomo non alto, brusco, la stretta di mano secca, la parola asciutta, citazioni contro citazioni su questa faccenda, date, ricorde, lettere, fatti precisi, enunciati brevemente nella loro sostanza. Oggi Manuzzi decide di andarsene se il ministro cederà la biblioteca ai frati. Perché nei ministeri romani si preferisse dare ragione, dice Manuzzi, a pochi frati piuttosto che a un ente pubblico che ha dimostrato di avere il senso della responsabilità? Su questi interrogativi Manuzzi non sa darsi pace. Per lui il destino di quei 5.000 volumi si identifica con la storia d'Italia, con la storia di Cesena, con la sua storia, di Tonino Manuzzi. Privo di qualsiasi interesse personale, non ritirà mai il suo stipendio da sindaco. Ne fece un piccolo fondo per i disoccupati che affluivano al solo municipale. Come presidente della cooperativa ortofrutticola non accettò mai compensi per quella sua carica e volle sempre pagare, raccontano ancora oggi i dipendenti di quella cooperativa, le poche miele che preparava per sé. Si poteva chiamare un uomo all'antica. Ecco, questa è la carta d'identità dei sovversivi con in alto scritto pericoloso in linea politica. Si poteva chiamare un uomo all'antica? Forse sì, era soltanto un uomo e i cesenati alla sua scomparsa lo salutarono, numerosissimi. Anticipato anche da partecipazione di Angelo Morellini, che invece si è dovuto assentare. Ci lascio ora l'assessore Castorri. Noi lo ringraziamo per essere stato presente, ringraziamo in generale per il sostegno che ha dato l'amministrazione comunale e il suo assessorato alla nostra pubblicazione, al nostro incontro. Grazie. Qualche variazione, perché la Loretta Righetti ha un PowerPoint particolare che inserirà dopo, quindi la teniamo per l'ultima insieme con Sergio Garafoni. Ora
Salve, sono cresciuto a San Vittore come professore all'Alieto Pieri. Allora gli studenti delle medie, specie nel piccolo paese, nel congresso non superavano una dozzina e ci frequentavamo tutti, specie in parrocchia. Allora ricordo si andava in bicicletta, spesso insieme, andando veloce al mattino e gli inverni erano più invernali di oggi. Io facevo le medie e lui il liceo e da quell'età questo costituiva una grande differenza, per cui lo ammiravo come un maestro. Mentre frequentavo l'università lo incontrai durante una mia gita in bicicletta e lui mi portò ad una riunione ristretta di filologi presieduta dal professor Giacomo Devoto, quello del dizionario di italiano Devoto. Devoto ebbe una grande influenza sul suo allievo Pieri e fu lui ad incoraggiarlo a sviluppare una sua intuizione filologica che attraverso Macrobio portava ad una nuova particolare interpretazione di un aspetto di lingua. Sviluppò questo studio pubblicando nel 1977 il volume Lucrezio di Macrobio, per il quale nel 1978 ricevette il premio di filologia patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione ed assegnato a Roma dall'Accademia Nazionale di Liceo. Nel 1960 vinse il concorso a cattedra, si sposò e si trasferì con la sua religiosa consorte Franca Pieri a Cosenza, dove nacque il primo figlio. Ma l'esperienza di Cosentino fu breve. Nel 1962 ottenne la cattedra di latino e greco a Cesena, subentrando il suo maestro d'amico Don Simone De Paolo. Il suo cuore era tuttavia sempre legato a Firenze e ogni anno faceva la domanda di trasferimento. Nel 1966 ricordo che mi disse: se non ottengo il trasferimento quest'anno non rifaccio più la domanda. Ma quell'anno lo ottenne ed io, che ero legato a quella grande amicizia, non sapevo se rallegrarmi o no per un trasferimento di grande influenza sul suo futuro a quest'anno. Seguì più tardi l'incarico di preside al liceo italiano di Atene, dove divenne punto di riferimento della comunità italiana della città. Ci sono foto col presidente del Consiglio Campania e in seguito a Parigi, col presidente Pertini. Nel frattempo conduceva da solo con coautori un notevole serie di testi scolastici di grande successo, specie finanziario, trattando le grammatiche greche e latina con taglio innovativo usato nelle lingue moderne. Ed inoltre traduzioni dal greco e saggi spesso sono incentrati sul suo amatissimo Lucrezio, come un problema di psicologia epicurea del 1978. Notevole anche il suo interesse per il dialetto romagnolo ed in particolare per i poeti dialettali di Giovanni Montaldi, il moltissimo Bocchini. La sua prima opera letteraria, Il colore muto, del 1974, ampiamente analizzata dall'amico poeta anche lui di San Vittorio, Luigi Ciocchetti, spazia con accenti autobiografici, da cui per sé però sempre smentiti, dal periodo della guerra alle tematiche giovanili, colleghi del 68 studentesco, e dei rapporti fra generazioni. Ma l'opera che gli darà fame e grande soddisfazione è una quasi biografia romanzata dal taglio personalissimo sul suo amato Lucrezio. Non parlerò delle idee, il romanzo di Lucrezio del 2003 è un romanzo di ampio respiro con ricostruzioni accurate di ambienti, ad esempio la vita temporale e di personaggi storici, con l'appassionato intento di dar vita ad un poeta di cui conosciamo il suo unico grande poema di re natura, ma non gli aspetti dell'esistenza di cui abbiamo scarsi da volte controversi elementi. Romanzesco anche l'iter emotivo di questa opera, con la difficoltà di trovare un editore e per comprendersi l'importanza. Dice Franco Cardini, dell'Università di Firenze ed ex allievo di Alieto Pieri, che questo romanzo è quasi un nuovo ed originale genere letterario. Poi, come nelle favole, a lieto fine salta fuori l'editore ed è un grande successo. Premio speciale del 2004 al 21° premio Firenze a Palazzo Vecchio. Nel volume c'è una foto fatta a casa di Alieto con la pergamena e il trofeo del premio. Purtroppo il salone del 500 era troppo buio e le foto non sono utilizzabili. Ma ricordo con viva emozione la cerimonia in ambienti solenni di grande impatto storico. Di Alieto Pieri l'aspetto rilevante è tuttavia quello umano. Ricordo un momento durante una delle pedalate per andare a scuola. Parlavamo di epoche storiche e Alieto mi chiese in quale epoca mi sarebbe piaciuto di essere vissuto. Ci pensai un po' e poi risposi. Nel Medioevo, certo non avevano le nostre risorse, ma pensa, castelli, danni, cavalieri.
vi interrompe come una doccia fredda dei grandi in parte emotivo e distruttivo. E chi vi assicura che sareste stato un cavaliere? Proseguì in silenzio meditando sulle relazioni di eguaglianza dell'organizzazione sociale. Forse è nato il mio successivo impegno politico che tra i 30 e i 40 anni mi ha fatto passare giornate appassionanti e qualche notte insomma. Ed anche le vicende alla mia età, appena ho potuto superare l'indumilità della politica italiana, mi sono messo a fare volantinaggio con un tavolo accanto a un uomo. Di certo, concludendo a lieto Pieri, oltre che preparatissimo divulgatore di cultura e mercato letterato, è ricordato dai suoi allievi e dagli amici, soprattutto come un vero grande educatore. Grazie. Per Giovanni nella prefazione del volume, quando scrive questo volume, come gli altri, è un esempio di scuola della memoria. Ecco, la mia memoria è quella che riguarda l'uso del vino nella tradizione romagnola. Ecco, è una specie di divertimento che ho voluto fare cercando nelle fonti dei folcloristi, a partire dall'Ottocento, il Novecento, le informazioni sull'uso del vino. E queste informazioni sono tantissime, straordinarie. In libreria è uscito da pochi giorni un libro di Eraldo Baldini proprio sulla tradizione alimentare romagnola, e anche lì il vino è uno dei protagonisti. E il vino stava dappertutto. Nel ciclo della vita il vino è un elemento fondamentale. Il vino era dato nella cena del fidanzamento, il toccamano, quando il bracco aveva costruito il matrimonio, iniziando dal fidanzamento. Poi il vino era dato al matrimonio, addirittura quando gli sposi arrivavano in casa, alla loro nuova casa, ecco, e buttavano un bicchiere di vino per terra, e dalla direzione del vino si riusciva ad intuire quello che era poi il sesso del primo nato. Ma se la madre non era contenta poteva fare qualcosa di diverso, perché se voleva un bambino, ad esempio con i capelli neri, doveva bere vino rosso, e se voleva un bel bambino biondo, una bambina bionda, poteva bere l'albana o il trebbiano. E poi il vino era al momento del parto, il marito offriva alle donne che seguivano il parto, alle levatrici, il vino. E il vino veniva dato anche al bambino appena nato, gli si metteva in bocca una goccia di vino o di rosolio, perché così gli si dava forza e gli si dava anche un po' di vino diluito dopo la prima pompata. Il mio maestro, il professor Biasini, non penso sia molto d'accordo. Adesso noi pediatri moderni non usiamo più questi metodi per fortificare il neonato. Ma il vino era dato anche ad esempio ai mietitori, il vino era dato al carnevale, il vino era dato ad esempio nei giorni di San Martino, che sono questi, si spillava il vino nuovo, e dulcis in fondo anche il funerale poteva essere un motivo per bere a ricordo del defunto. Nel mio intervento sulle vite invece io ho parlato di quelle che sono le ricette che riguardano il vino nella medicina popolare romagnola. E allora ci sono ricette un po' per tutto, ci sono ricette per la cura ad esempio delle malattie delle donne, quindi se le mestruazioni non venivano ed erano poco abbondanti, oppure se il latte materno non veniva. Ci sono ricette per il vino che riguardano ad esempio le malattie della pelle, e così via, ce ne sono veramente parecchie. Ma io ve ne voglio dire qui una sola di queste ricette, lasciando a voi poi il piacere di guardare le altre. Quella del vin brûlé, e ve la dico perché siamo proprio nella stagione giusta. Il vin brûlé è uno dei rimedi che si trovano dappertutto. E io ve lo declino alla romagnola. Ci sono diversi modi, io ve lo declino alla romagnola. Guardate che in Romagna il vin brûlé è usatissimo. Se voi andate alla Notte Bissò a Faenza, lì la bevanda principale è proprio il vin brûlé. Se andate, non so, a Terra del Sole, quando danno fuoco al falò, anche lì a San Casciano è sempre il vin brûlé. Come lo si fa in Romagna? In Romagna lo si fa così, rigorosamente il sangiovese, un buon sangiovese corposo, 12-14 gradi, un litro. Si mette in una pentola, si mette dentro a questa pentola o del sangiovese due pezzi di cannella, 10-15 chiodi di garofano, poi si mette la scorza di un limone. I sofisticati mettono anche un po' di noce moscata oppure di scorza d'arancio, e si fa bollire. Mentre bolle si agita bene in maniera tale che lo zucchero, perché ci vuole anche lo zucchero, 150-200 grammi di zucchero, si sciolga bene.
Quando lo zucchero si scioglie bene, si è diciamo così un po' mosso il vino con il cucchiaio, ecco, si deve bruciare l'alcol. E qui bisogna stare attenti perché ci si può bruciare. Allora si prende un fiammifero lungo, lo si accende, si passa sopra il vapore emesso dal vino, e chi vuole mantenere un po' di gradi del vino lo fa bruciare poco. Chi invece vuole un vino più dolce, diciamo così, lo fa bruciare tutto. Quando è finita la fiammata, si spegne il gas e si lascia un po' raffreddare e si cola il vino. Ecco, questa è la bevanda giusta da bere davanti al caminetto con in mano le vite dei Cesareti.